Amici sportivi, immagini che vi giungono dallo stadio San Filippo di Messina. Messina a Roma segna il ritorno casalingo dei giallorossi in Serie A dopo 39 anni. Il felice esordio di Parma, risultato 0-0, adesso davanti ai propri sostenitori in una giornata meteorologicamente avversa. La formazione di Bortolomutti affronta i vice campioni d'Italia che nel primo tempo attaccheranno da destra verso sinistra. Inedita maglia grigio-verdastra per la formazione della capitale, completa tenuta rossa, banda gialla per il Messina, la divisa della storica promozione in Serie A. E vediamo le formazioni che tra poco si affronteranno agli ordini del signor Pierluigi Collina di Viareggio. Il Messina in campo con Storari tra i pali, Zorò, Fusco, Rezzai e Parisi in difesa, Giampà, Donati, Coppola e Sulla a centrocampo, Di Napoli e Zampagna in attacco. La Roma allenata da Rudi Völler si schiera con Pellizzoli tra i pali, Panucci, Mexes, Ferrari e Cufré in difesa, Mancini per rotta da Curde, Candelà a centrocampo, Montella e Corvia in attacco. Preferito dunque il giovane Corvia al posto del vecchio. Corvia lo scorso anno 30 gol nella formazione primavera della Roma. Fischio iniziale da parte del signor Collina, partita è già iniziata con la Roma che manovra nella propria metà campo. De Rossi in panchina, preferito dunque Perrotta sin dall'avvio, mentre la Roma cerca di portare in avanti il pallone. Il campo zuppo di pioggia, non ci sono però pozzanghere, mentre c'è Mancini che attacca in posizione centrale la botta e quindi la difesa del Messina che cerca di allontanare. C'era stato un rimpallo che aveva sfavorito la formazione di Mutti. In panchina per i peloritani il secondo portiere è Lefteroplos, poi Zanchi, Conte, Rafael, Cucciari, Iliev ed Amoruso. Ancora una volta il sacrificato è stato Totò Aronica. A disposizione di Föller nella Roma il secondo portiere Curci, poi Sartor, Scurto, De Rossi, Aquilani, Del Vecchio e Midò. C'è la conclusione di Zampagna al limite dell'area, colpito male il pallone che è terminato direttamente a fondo campo. Poco più di un minuto dall'inizio del match, 0-0 il punteggio, mentre Pellizzoli si prepara al rilancio. Oltre 30.000 spettatori, c'è anche una nutrita rappresentanza di sostenitori della Roma, non moltissimi per la verità, intorno a 400. Rimessa laterale a favore della formazione laziale con Panucci, serve Corvia in posizione di ala destra, la palla recuperata dal Messina con il tocco all'indietro di Coppola verso Rezzai. Destra per Zorò, Giampà, buono il triangolo con Zampagna mentre c'è la scivolata di Ferrari, intervento al limite del regolamento, forse avrebbe anche meritato il cartellino giallo l'ex del Parma. Punizione per il Messina, travolto dunque Giampà sulla fascia destra. Pronto Alessandro Parisi alla testa della tre quarti per il calcio di punizione. Tutto il Messina in avanti. Parte il cross toccato da un giocatore della Roma, esattamente da Kurt. Non inganna però il proprio portiere Pellizzoli. La Roma che parte adesso con Vincent Candelà, il lancio in avanti, il colpo di testa di Giampà. Coppola, Di Napoli di petto per Zampagna, non filtra il pallone ma recupera Giampà ancora. Di Napoli all'indietro per Coppola, posizione centrale c'è Donati che restituisce la palla a Coppola. Alla meglio il centrocampista del Messina che rimane però sempre da quelle parti, non riesce a verticalizzare e allora la Roma viene in avanti al settore di destra con Panucci che scambia con Mancini, converge al centro il brasiliano che viene scaraventato a terra da Parisi.
3 minuti e mezzo nel corso del primo tempo. 0-0 il punteggio, c'è che un calcio di punizione a favore della Roma. Cross cerca la deviazione, un giocatore della Roma, la palla però viene respinta e quindi un buon recupero da parte di Coppola. Può partire il Messina con Di Napoli travolto all'altezza della metà campo. Per l'arbitro tutto regolare, è stata la posizione invece irregolare di Montelle, per questo motivo l'assistente ha prontamente segnalato al direttore di gara alzando la bandierina. Pronto Storari, lancio in profondità, Zampagna tocca per Sullo, è ancora in mezzo Sullo ma troppo lungo il lancio verso Di Napoli, la palla si spegne a fondo campo. Questa volta è Pelizzoli che deve andare alla rimessa al limite dell'area piccola. E direi che il maltempo non ha fermato l'afflusso di pubblico, mentre c'è una conclusione di Mancini. Sotto lo sguardo attento di Storari, la palla termina direttamente a fondo campo. Quinto minuto, la conclusione del brasiliano. Colpo di testa di Zampagna, poi Dacourt, serve Corvia, il passaggio di ritorno lungo dalla parte opposta per Montella che si era girato per vedere l'assistente che in realtà aveva la bandierina alzata. Zampagna cambia gioco, dalla parte opposta c'è Giampà che mette a terra benissimo il pallone, poi Di Napoli serve l'avanzante Zorò. Il cross, c'è Zampagna, poi Donati al limite, la botta e la parata di Pelizzoli. Palla ancora recuperata dal Messina, Parisi verso Di Napoli, la respinta dalla difesa, poi Candelà all'indietro. Per Mexes... Messina recupera subito il pallone all'altezza della linea mediana. Donati, Sullo, il tocco all'indietro, ancora Donati, sulla sinistra c'è Parisi, gli si fa incontro Panucci, fa filtrare il pallone per Sullo all'altezza dell'area di rigore, il cross e poi Di Napoli la girata e para Pelizzoli. Difficile l'intervento dell'estremo giallorosso sulla girata di Di Napoli, primo vero pericolo per la Roma. La girata di Arturo Di Napoli sul perfetto assist di Parisi. Sta giocando bene il Messina, Coppola per Donati e quindi ancora Parisi. Il lancio all'indirizzo di Giampà, l'anticipo di Candelà, poi Mexis un po' nei pasticci, la pressione dei giallorossi con Zampagna che induce il giocatore romanista a scaraventare fuori. Di Napoli messo a terra, c'è un calcio di punizione. La zona buona di Alessandro Parisi. Mentre sono trascorsi 8 minuti. Collina fa allontanare anche Montella, 4 uomini in barriera per la Roma. Sullo toccherà per Parisi. Parte il tocco di Sullo per Parisi, il pallone è stato intercettato, nessun problema.
Pellizzoli riesce a fermare il pallone, ma il Messina recupera prontamente. Lancio in avanti da parte di Rezaei, che era rimasto in posizione offensiva dopo il calcio di punizione di Parisi, troppo lungo però. Panucci, lancio lunghissimo, colpo di testa di Rezaei, Coppola, Zorò in avanti per Di Napoli, che tocca verso Giampà, ancora Di Napoli in posizione di ala destra, fermato in fallo laterale da Ferrari. Con le mani Zorò verso Di Napoli, lascia scivolare il pallone, poi fermato da Mexes, da Kurt, cerca di portare in avanti la Roma, troppo lungo il lancio per Corbia, allora Fusco tocca all'indietro per Storari. Anticipo sul pallone Mexes, che tocca all'indietro verso Pellizzoli, che vedendo arrivare Zampagna ha pensato bene di mettere in fallo laterale. Ha rischiato la Roma. Pronto Zorò all'altezza dell'area di rigore. È una rimessa che adesso deve battere la Roma per Collina. La ripresa del gioco da parte di Zorò era irregolare. Non si tratta di un calcio di punizione, così come ha fatto Mexes, ma di una rimessa laterale. Anzi, si tratta di Cufré, non di Mexes. Messina recupera un buon pallone con Sullo, che fa un buon pallonetto per Zampagna, poi Di Napoli fermato da Pellizzoli. Un'altra grande occasione per il Messina all'undicesimo minuto. Di Napoli anticipato da Pellizzoli. Direi che Pellizzoli fino a questo momento è stato determinante per la Roma. Zampagna sulla destra cerca di andarsene, viene fermato da Cufré. Esterno sinistra di difesa Cufré, adesso Sullo. Tocca all'indietro per Zorò. Palla che rimane in possesso dei giocatori del Messina. Giampà per Zorò, non filtra il pallone per l'intervento di Candelà. Fuori gioco adesso di Napoli, probabilmente un fuori gioco di rientro. Lancio lungo, il colpo di testa di Corvia, non se la sente Rezaei di lasciare il pallone, anche se Storari lo aveva chiamato, ha fatto bene comunque a rinviare. Adesso c'è il lancio in avanti di Parisi, sguarnita la metà campo della Roma, può recuperare la squadra di Föller. Ferrari, Cufré, pallone che gli termina in fallo laterale. Zorò, Giampà, sovrapposizione dell'Ivoriano, chiude Ferrari in fallo laterale. Con le mani Zorò per Di Napoli, pronta la rovesciata in mezzo per Zampagna, respinge la difesa della Roma e adesso riparte Dacour. Montella di prima intenzione verso Candelà. Palla che si impenna, colpo di testa di Rezaei, poi Coppola sulla destra per Giampà, sul quale frana Corvia, preferito a Del Vecchio, il giovane Corvia.
Calcio di punizione che adesso sta per essere battuto direttamente da Marco Storari. Salta altissimo Ferrari, recupera però Coppola, Giampà. Tocca all'indietro di Di Napoli per Coppola verso il centro, cercava di servire Donati. È stato buono il recupero però di Montella e adesso l'intervento del direttore di gara che ammonisce Massimo Donati. Stiamo giungendo al quarto d'ora del primo tempo. Calcio di punizione per la Roma dunque con Ferrari poco prima della linea di metà campo. Il tocco laterale verso Cufré, poi Dacour, ancora Cufré verso il centro, palla fermata da Donati, troppo lungo il passaggio per Coppola e allora recupera la Roma l'apertura di Perrotta sulla destra. Panucci cerca Montella, lo trova sull'esterno per Mancini. Panucci, Dacour, attaccato da Coppola, si rifugia ancora in Panucci, Candelà si è spostato dalla parte opposta, cambia gioco adesso Panucci, vede Ferrari all'interno del cerchio centrale. Dacour verticalizza per Mancini, attenzione Montella, spalle alla porta. Cerca un compagno libero, lo trova in Mancini, poi Candelà, il suo tiro a giro, nessun problema. Palla che termina a fondo campo. Ci pensa sempre Storari. A rimettere il pallone in gioco. Calcio di punizione a favore del Messina, altezza della tre quarti campo. Parisi e Sullo, il punto di battuta. Visto il terreno scivoloso potrebbe anche provarci da quella posizione Parisi, ma è probabile che effettui un cross a rientrare. Palla che però non filtra, al limite dell'area c'è il colpo di testa di Mancini, ma il Messina recupera con Coppola, Giampà a terra per l'intervento di Candelà. A battere il calcio di punizione ci va Di Napoli, il tocco corto per Giampà che effettua il cross, Zampagna spinge per Collina. E calcio di punizione. Punizione che sta per essere battuta da Pelizzoli, autore di due buoni interventi nella primissima parte del match, giunto al 18° minuto. 0-0 il punteggio, Giampà sulla destra. Cambia con Di Napoli che perde palla dopo l'intervento di Dacour, ma va a chiudere Giampà mettendo in fallo laterale. Ancora un fallo e ancora un calcio di punizione assegnato alla Roma. Candelà lascia l'incarico a Cufré. Palla in profondità, dopo il colpo di testa di Corvia c'è quello di Donati, quindi palla che schizza dalle parti di Giampà. Coppola, attenzione alle spalle, riesce a servire Di Napoli, poi Donati, a sinistra c'è Parisi, Donati però
lo ignora, subisce fallo, si arrabbia anche Parisi con il compagno che non è stato celere nel cedergli il pallone, anzi non glielo ha ceduto affatto. Sullo per Zorò. Il cross dell'Ivoriano, Zampagna al limite, calcio di rigore. Calcio di rigore e di quelli che Collina dà, questi Collina li dà. Trattenuto vistosamente Riccardo Zampagna. Adesso c'è anche il provvedimento, riteniamo il cartellino, è stato cinturato. È stato cinturato Zampagna. Calcio di rigore che il Messina sta per battere adesso con Parisi. Stanno ancora protestando i giocatori della Roma. Sul dischetto intanto c'è Alessandro Parisi, all'opportunità di realizzare il primo gol del Messina in questo campionato. Mentre Collina è andato a raccomandare ad alcuni giocatori di non entrare all'interno dei 16 metri. Tutto pronto, Parisi contro Pelizzoli, sotto la sud, 21esimo minuto, la rincorsa, il tiro in rete. Messina in vantaggio sulla Roma, dagli 11 metri Alessandro Parisi, ha battuto Pelizzoli al 21esimo minuto, calcio di rigore concesso da Collina per atterramento di Zampagna. Messina 1, Roma 0. Ancora i giallorossi dello Stretto in possesso di palla. Coppola per Giampà. Zorò si libera di Cufré, poi la rovesciata dello stesso difensore, ma un buon recupero di Giampà impedisce a Corvia di proseguire la marcia verso l'area del Messina, commette fallo, mentre l'autore del fallo su Zampagna è stato Mexes. Si discuterà tanto sulla concessione di questo calcio di rigore, ma Messina intanto è andato in vantaggio trasformando dagli 11 metri. Cross di Zorò, Zampagna di testa, poi la respinta della difesa della Roma. C'è un fallo di Parisi, l'arbitro però lascia proseguire. In avanti, lancio di Panucci per Mancini. Cartellino giallo per Sullo. Mi è sembrato eccessivo il provvedimento di Collina nei confronti del capitano giallorosso. Due uomini in barriera per il Messina, si tratta di Di Napoli e Coppola. Tutta la Roma in avanti ad eccezione di Cufré che si trova all'interno del cerchio centrale. Parte il cross di Panucci, cerca la deviazione di testa a Corvia, ma è più bravo di lui un difensore del Messina. Adesso Zampagna rilancia con violenza il pallone nella metà campo della Roma. Pelizzoli esce fuori dall'area per giocare il pallone all'indirizzo di Cufré. In profondità. Salta ancora Rezaei, alla meglio su Corvia. Zorò, palla che giunge a Giampà.
si libera bene di Candela, poi Coppola in avanti, il lancio del centrocampista napoletano, palla che termina direttamente tra le braccia di Pelizzoli. Dacur verso Cufré, Montella piuttosto arretrato, Zorò conquista il pallone, poi aveva anche subito fallo, anche se ad avere la peggio è stato un giocatore della Roma, si tratta di Cufré. Messina in vantaggio da 3 minuti e mezzo, la trasformazione del calcio di rigore affidata ad Alessandro Parisi. Ancora fermo il gioco, Zorò involontario protagonista, semmai il fallo l'aveva anche subito, piuttosto preoccupato in panchina Rudi Feller. Mentre il gioco riprenderà con una palla scodellata, Giampala tocca verso la metà campo della Roma, Ferrari, lancio in avanti, Corvi in posizione centrale, sulla destra verso Mancini, Montella, tocca all'indietro di Coppola, poi Storari evita il calcio d'angolo e c'è soltanto rimessa laterale per la Roma. Termina a terra Donati, si tratta di fallo. Calcio di punizione che per il Messina sta per battere Parisi. Da sinistra verso destra all'inseguimento del pallone Giampa, non ci riesce però nell'intento, c'è una rimessa laterale a favore della formazione romana. Dacur, braccato da Coppola, Collina invita alla calma il centrocampista giallorosso, mentre lancio fuori misura di Cufré per Candelà, palla direttamente in fallo laterale. Se non altro la pioggia, tamburo battente per le ultime 12 ore in città, sta concedendo una tregua in sostanza da quando le squadre sono scese in campo. Lancio di Fusco, salta Ferrari alla meglio su Zampagna, ma il pallone è recuperato da Giampa, attaccato da Dacur. L'ultimo tocco è stato proprio dell'esterno destro. C'è un fallo a metà campo, un scontro tra Zorò e Candelà. Nessun problema tra i due, finisce tutto con una pacca sulle spalle, ma la Roma intanto ha ripreso a giocare. Cufré, il cross verso il centro, Montella di petto per Candelà e c'è la gran parata di Storari in calcio d'angolo. Ottimo l'inserimento di Candelà. Palla in calcio d'angolo. Parte il cross, mette fuori Rezei per Di Napoli, non riesce però a proseguire la marcia Di Napoli, sbaglia anche Dacur, rimessa laterale a favore del Messina. Con le mani Zorò, poi Dacur, quindi Montella, sull'esterno sinistro Montella termina a terra, la palla in fallo laterale, non c'è fallo come l'aeroplanino avrebbe voluto.
regolare l'azione di Mimmo Giampà. Si riprende con una rimessa laterale. Giampà per Di Napoli, combinano bene i due, ma c'è l'intervento di Perrotta in fallo laterale. Fa sentire il pubblico giallo-rosso, forse c'è un fallo di gamba tesa ai danni di Napoli, l'arbitro però lascia proseguire. Coppola riconquista palla per il Messina, ma sbaglia l'appoggio per Giampà. Candela per Corvia, pallone che è terminato oltre la linea bianca. Di Napoli, posizione di ala destra, se ne va, ma anche per lui c'è disco rosso da parte dell'assistente dell'arbitro che alza la bandierina. Il pallone evidentemente ha oltrepassato la linea bianca. Rezaei ferma Montella, rilancia in avanti, ma Mexes è in anticipo su Zampagna. Rilancio di Pelizzoli. La palla che schizza via dopo essere capitata dalle parti di Coppola e Dacur. Adesso Donati commette fallo su Perrotta. Punizione per la Roma all'interno del cerchio centrale. Avanza Mexes. Montella. Panucci. Mancini. Si è visto poco Mancini. Lancio per Corvia direttamente tra le braccia di Marco Storari, bravissimo poc'anzi sulla conclusione di Candela. Lancio di Storari per Di Napoli, che da qualche minuto staziona stabilmente sulla zona destra dell'attacco, mentre c'è Dacur che è imposta su Panucci. Mancini non cade nella trappola Parisi, e quindi il Messina riparte con Sullo che affida a Zampagna. Colpo di testa di Ferrari, quindi la palla non giunge a destinazione, era indirizzata su Di Napoli che convergeva al centro. Mancini. Dacur. Verticalizza per Montella, sul quale irrompe questa volta irregolarmente Rezaei. 31 minuti e 30 secondi nel corso del primo tempo. Messina che conduce sulla Roma 1-0 grazie al rigore trasformato da Parisi al 21esimo. Tutta la Roma è in avanti. È pronto Candela a battere il calcio di punizione. Anche Mexis è venuto in profondità, lunghissimo però il lancio di Candela, che chiede scusa ai compagni alzando il braccio destro. Lentamente Storari va a sistemare il pallone al limite dell'area piccola. Palla che supera la metà campo di testa Ferrari, la meglio su Zampagna, poi Rezaei ferma Montella. Parisi calibra benissimo per Sullo che può andare al traversone, c'è il colpo di testa di Mexes che mette in calcio d'angolo. 33 minuti esatti nel corso del primo tempo. Tocca all'indietro di Sullo per Parisi, scodella in mezzo di testa Panucci, fuori possibilità di imbastire il contropiede, attenzione Mancini, si invola sulla destra, cambia gioco dalla parte opposta all'arrivo di Cufré, poi Giampà non vuol correre rischi e mette in calcio d'angolo. Anche Perrotta era venuto in avanti a seguire l'azione di Cufré.
c'è la deviazione di testa e la Roma vicinissima al gol. Davvero Roma vicinissima al gol con Panucci, Cristian Panucci tutto solo all'interno dell'area di rigore, 34esimo minuto. Palla di pochissimo al lato. Recupera ancora la Roma con Candelà, Corvia, Dacur, Candelà verso Montella, fermato in un primo momento da Fusco, poi la palla filtra ma c'è Zorò al limite dell'area che respinge il pallone in fallo laterale. È pronto Cufré, tocca all'indietro verso Ferrari, ancora Cufré, lo spiovente, limite dell'area, salta Mancini, alla meglio poi Montella, e Roma che va sul pareggio con Montella. Montella in gol e va ad esultare sotto la curva dei sostenitori romanisti, mentre i radiocronisti romani si lasciano andare in urla di stampo puramente sudamericano. Il pareggio della Roma con Vincenzo Montella al 36esimo minuto. Grande merito va a Mancini che ha staccato completamente al di sopra di Parisi, che non è riuscito a colpire il pallone, e da lì è partita l'azione della Roma, praticamente si è concretizzata con la deviazione in gol di Vincenzo Montella. Situazione di 1-1, palla dentro per Zampagna che scivola al momento del controllo. Mancini adesso in posizione centrale. Zorò alla meglio, poi Giampà, Coppola. Sullo, porta in avanti giallorossi, Sullo. Sulla sinistra per Parisi che mette in mezzo il pallone, troppo lungo per Giampà che accorreva dalla parte opposta. Rilancio di Pelizzoli, palla che non supera la metà campo, poi c'è il colpo di testa di Zampà a seguito di quello di Donati, Cufré, Candelà, si porta il pallone oltre la linea laterale, c'è la rimessa a favore del Messina. Ancora si propone una volta Mancini al centro, Montella, il secondo gol in altrettante gare Montella, scorsa settimana decise il match d'apertura all'Olimpico con la Fiorentina, per adesso ha siglato il pareggio sul Messina dopo che i giallorossi erano andati in vantaggio sul calcio di rigore con Parisi. Colpo di testa di Fusco e palla che termina in fallo laterale. 38 i minuti giocati nel corso del primo tempo, 1-1 il punteggio. Mancini in ritardo, c'è il tocco in avanti di Sullo e poi break da parte del Messina con Zampagna anticipato ad un soffio da Ferrari. Buono anche il pressing di Napoli nella circostanza. Lancio lungo per Corvia, lo prende in consegna Fusco, lo costringe sull'esterno, il tocca all'indietro per Cufré. Corvia per Dacur, per Rotta, Montella per Rotta, poi
allontana Zorò mettendo in fallo laterale. Dacour, palla dentro di Candelà, si alza la bandierina, fuori gioco di Montella. Punizione al limite dell'area che verrà battuta come sempre da Marco Storari, direi incolpevole in occasione del gol del pareggio di Montella. Giampà mette in mezzo il pallone, la rovesciata di Zampagna diventa un passaggio per Pellizzoli. Sbaglia la Roma, adesso c'è Zampagna che può servire Donati, attaccato da Mexis, vertice dell'area di rigore. Donati mette in mezzo Zampagna, attenzione, c'è Giampà tutto solo, poi preferisce l'assist su Coppola. Forse c'era un fallo ai danni del centrocampista peloritano, ma direi che questa azione andava sfruttata molto meglio. Panucci intanto viene in avanti, la Roma non ferma il gioco, Mancini continua, Montella mette in mezzo, adesso è Storari a calciare fuori e va a prendersela con Mancini, il portiere del Messina. Né Panucci né Mancini hanno fermato il gioco dopo che dalla parte opposta del campo Coppola era rimasto a terra. Mancini cerca di giustificarsi dicendo di non aver visto nulla, di non essersi accorto che Coppola era a terra dalla parte opposta. In effetti forse ci stava il fallo ai danni di Coppola, fatto sta che Zampagna ha temporeggiato eccessivamente. Si riprenderà con una rimessa laterale a favore della Roma. Tanto Coppola a bordo campo. Infatti ci poteva anche stare il fallo sul centrocampista giallorosso. 3 minuti al termine del primo tempo. Troppo lungo il lancio verso Zampagna, mentre Collina autorizza Coppola a rientrare sul terreno di gioco. Cuffré verso Dacour, ancora Cuffré. Sbaglia l'esterno sinistro, la rimessa in gioco a favore del Messina. Zorò per Di Napoli, di prima intenzione verso Giampà, duello con Cuffré. Giampà si spinge a fondo campo, cerca il cross, poi ancora una finta all'indietro per Di Napoli. Fallo di mano di Perrotta per l'arbitro. Si tratta di un intervento assolutamente regolare, anzi con il petto, mentre stavano per pasticciare Fusco e Storari. La Roma rimane in avanti, il cross di Montella, nessun problema per Storari. E serve al limite Parisi, Donati, ancora Parisi. Almeno 12 ore di pioggia, se non altro il San Filippo è stato costruito, almeno per quanto riguarda il terreno di gioco, in maniera impeccabile. Non c'è una sola pozzanghera, mentre c'è l'intervento di Pellizzoli che è costretto a lasciare fuori il pallone e poi metterlo in fallo laterale. Direi azione regolare, è stato bravissimo Pellizzoli perché era terminato fuori dall'area di rigore, ha lasciato il pallone al momento giusto. Gran lavoro di Di Napoli,
palla in mezzo e l'anticipo di Mexes su Zampagna. Ancora una volta il direttore di gara giudicata irregolare una rimessa di Zorò, mentre Di Napoli viene fermato, l'arbitro non ne vuol sapere di concedere la punizione, invece la concede per la trattenuta di Coppola su Dacur. Collina richiama davanti a sé Carmine Coppola, chiama anche un giocatore della Roma, Dacur. Ci sarà giallo per entrambi. Dacur non ne vuole sapere di avvicinarsi al direttore di gara e evidentemente non ha capito che se non prima andrà davanti a Collina questa sceneggiata non avrà fine. Ecco qui, se rimette tutti e due davanti ci sarà giallo per entrambi, riteniamo, dopo la romanzina. Ecco qua, uno a testa, giallo per Dacur e Coppola, due intanto i minuti di recupero. Continuano a parlottare adesso alcuni giocatori della Roma con il direttore di gara, finalmente si potrà continuare a giocare. Partita che è rimasta ferma per oltre un minuto. Il primo dei due di recupero in sostanza è già andato via. Intanto c'è il lancio in avanti di Ferrari, colpo di testa di Zorò, palla che termina dalle parti di Giampà e poi il lancio in avanti in fallo laterale. Con le mani si prepara Cufré. Scambio con Corvia, ancora Cufré, Montella di testa, poi Sullo. Dacur, Donati non riesce a fermarlo. Panucci, Dacur. Mancini. Poi Coppola spazza via con la collaborazione di Sullo, corridoio su Zampagna che si gira adesso, lo accompagna Sullo, si propone anche Parisi, arriva il cross prontissimo di Parisi, mette fuori un difensore della Roma, ancora Parisi, Sullo e c'è la fine del primo tempo. Dopo due minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre al riposo sul punteggio di 1-1, le reti di Parisi al 21esimo sul calcio di rigore, di Montella al 36esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione, palla che è arrivata all'aeroplanino che tutto solo davanti a Storari non ha avuto difficoltà a batterlo. A tra poco. Sta per riprendere il secondo tempo di Messina-Roma. Sono rimaste invariate le formazioni iniziali, vale la pena riassumerle brevemente prima di entrare in cronaca. Per il Messina sul terreno di gioco Storari tra i pali, Zorò, Fusco, Rezzae e Parisi, Giampà, Donati, Coppola e Sullo a centrocampo, Di Napoli e Zampagna in avanti. Per la Roma in campo Pelizzoli tra i pali, Panucci, Mexes, Ferrari e Cufré. Mancini, Perotta, Dacur e Candelà a centrocampo, Montella e Corvia in avanti. C'è subito il Messina in profondità dopo una manciata di secondi all'inizio del secondo tempo. Il direttore di gara, ve lo ricorda, il signor Pierluigi Collina. Il cross di Zorò per Zampagna, la girata sul palo e poi il gol di Sullo. Sasa Sullo riporta in vantaggio il Messina in apertura di ripresa, la splendida girata di Zampagna e poi dopo la respinta del palo il gol di Sasa Sullo. Il gol di Sasa Sullo al primo minuto della ripresa. Zampagna poi su. Prima Zampagna,
ha colpito il palo grazie alla deviazione di Pellizzone che aveva compiuto un prodigio, poi sulla respinta del montante il gol del capitano. Inizia nel migliore dei modi il secondo tempo per il Messina. Eccellente comunque anche la girata di Zampagna. Pellizzone era stato bravissimo a mettere la palla sul palo. Panucci va a recuperare palla, toccandola all'indietro per Pellizzoli, ancora l'estremo difensore della Roma in avanti, poi la respinta di Rezei. Mancini per Dacur, ancora Mancini. Montella per Perrotta, al limite dell'area, filtra il pallone e Storari può intervenire senza problemi. Tre minuti nel corso del secondo tempo, il risultato è cambiato dopo una manciata di secondi, 2-1 a favore del Messina. Chiusura di Fusco su Corvia, poi palla in fallo laterale. Panucci per Dacur in posizione centrale, arriva a Cufré, colpo di testa di Rezai al limite, quindi Giampà allontana, ma Di Napoli non può intercettare il pallone. Allora la Roma viene in avanti, Perrotta, la botta dal limite, rimpallata. C'è calcio d'angolo, non può evitarlo Storari. Dalla bandierina Vincent Candelà. Parte il cross a rientrare di testa a Fusco, poi la botta di Dacur, ancora fuori area Dacur, fallo commesso da Sullo, almeno questo è il giudizio del direttore di gara. Sasà Sullo, seconda presenza nel massimo campionato, primo gol. Posizione centrale da una distanza di circa 30 metri. Sulla palla ci sono Cufré, Mancini, si è allontanato Dacur. Cocca il quinto minuto, parte Mancini con palla direttamente a fondo campo. Si sta facendo sentire come la curva quest'oggi, è chiaro che il campionato è tutta un'altra cosa, non c'erano dubbi che il tifo organizzato alla prima casalinga avrebbe risposto alla grande, non solo in termini di presenze ma anche per quanto riguarda il supporto alla squadra. Zampagna con questa palla, ma poi rilancia troppo lungo in avanti per Sullo. Maxis, palla intercettata da Sullo, poi Zorò sulla destra per Giampà, c'è in anticipo Cufré, ma poi la palla sporca giunge dalle parti di Candela, c'è un fallo sul francese.
punizione battuta con palla all'interno dell'area di rigore, rilanciata da Sulla, ancora in avanti la Roma, ma non c'è nessun problema per Storari. Lancio lungo dell'estremo giallorosso, poi tocca Corvia ma malamente. Donati richiama nuovamente in causa Storari. Sulla sinistra Candelà, il duello con Giampà, alla meglio l'esterno destro del Messina. Ancora però palla giocata dalla Roma. Mansini si è accentrato da Kur, quindi si sposta leggermente a destra. L'anticipo di Rezae su Montella sembrava nettamente sul pallone, si arrabbia l'iraniano e non ha tutti i torti. Non ha tutti i torti perché l'anticipo è avvenuto nettamente sul pallone. Magari in un secondo momento avrà anche toccato Montella, che vi ricordo è stato l'autore del pareggio al 36esimo del primo tempo, ma il primo intervento è stato nettamente sul pallone. C'è Corvia sul pallone, pronto a battere, mentre il Messina sistema la barriera con quattro uomini. Parte Corvia, ci mette un piede Coppola. Candelà, colpo di testa di Fusco, poi Coppola. Candelà tocca all'indietro per Cufré. Dacour. Corvia per Rotta, non si passa, c'è Luca Fusco da quelle parti. Messina però non riesce ad impostare l'azione. Centrocampo, c'è una diga con Dacour che fa suoi tutti i palloni, ma questa volta Sullo sembra avere la meglio, ma per l'arbitro c'è ancora un fallo da parte del capitano. Ferrari per Dacour, per Rotta, chiama in causa Cufré, lo spiovente verso Panucci, poi attenzione in avanti la Roma, Montella, e c'è il miracolo di Storari. Si può decisamente parlare di miracolo, è un termine forse un po' fuori luogo nel calcio, ma diciamo un prodigio allora. Grande, prodigioso intervento di Marco Storari, che adesso fa suo il pallone. Determinante Marco Storari in questa azione. Ha detto di no a Montella da grande campione. Continuano a scaldarsi ai bordi del campo tutti i giocatori della panchina del Messina, e a parte Lefteropoulos sono Zanchi, Conte, Rafael, Cucciari, Iliev ed Amoruso. Lancio per Corvia sulla sinistra, lo ferma Fusco in fallo laterale. Anche per la Roma ci sono giocatori che si scaldano a bordo campo. Chiude bene la difesa del Messina. Coppola adesso cerca di far ripartire la squadra. Pallone che in un qualche modo filtra per Donati, la cui azione è piuttosto macchinosa. C'è il pressing della Roma con Perrotta che commette fallo ai danni di Sullo. Riflettori già accesi al San Filippo, mentre Ivica Iliev ha già svestito la tuta ed è pronta a metà campo. La Roma riconquista palla, riparte con Corvia, cerca il corridoio per Mansini.
Parisi lascia che sia Storari ad impossessarsi del pallone. Zampagna toccato di testa per Di Napoli, potrebbe essere proprio Di Napoli a far posto a Iliev, già pronto a metà campo. Fusco si proietta in avanti, posizione di ala sinistra, viene in avanti il difensore centrale, sbaglia il cross e adesso la Roma può ripartire. Donati intanto ha preso il posto di Fusco al centro della difesa. Non riesce ad investire l'azione la Roma, la formazione di Mutti può ripartire, ma c'è un tocco all'indietro per Coppola. Il lancio sulla destra per Giampà, cerca la penetrazione, Giampà messo a terra. Vediamo cosa decide il direttore di gara, potrebbe essere calcio di punizione o calcio d'angolo, e infatti è calcio di punizione. Calcio di punizione, ottimo lavoro di Giampà. Punizione che adesso per il Messina batterà Parisi, mentre Arturo Di Napoli lascia il terreno di gioco per far posto ad Iliev. Applausi a scena aperta per Arturo Di Napoli. In campo Iliev dunque al 13°. Parte Parisi, il tocca all'indietro per Giampà, la palla che sfiora il palo alla destra di Pellizzoli. Sembrava battuto il portiere della Roma sulla conclusione di Giampà, adesso ancora il Messina allontana Ferrari su Zampagna, poi Zorò di testa, Corvia, Candelà per Corvia, attenzione Candelà, poi il cross per Corvia che alza un po' troppo la mira, poco più avanti del dischetto di rigore Corvia ha colpito un po' sotto il pallone che si è impennato, pericolo per il Messina al 14° con Corvia. Rilancio di Storari, palla contesa da Cufré e Giampà, la rimessa laterale assegnata al Messina, è pronto Mido, egiziano Mido, uno degli acquisti di quest'estate della Roma. Intanto c'è Giampà a fondo campo, ha colpito come ha potuto in corsa, palla fermata da Cufré, di testa Zorò. Donati allarga il gioco su Parisi. Zampagna all'indietro per Coppola, buono il lancio per Giampà, può andare al traversone davanti a sé c'è Cufré, torna indietro sul sinistro, il tocco per Zorò, arriva Parisi, può andare alla conclusione sull'esterno della rete. Era scattato dalle retrovie Alessandro Parisi. Palla sull'esterno della rete. Pronto Pellizzoli al rinvio. Entra Del Vecchio però nella Roma ed esce Candelà. Un
un altro cambio dunque nelle file della Roma. Mido ha preso il posto di Corvia, quindi anche Del Vecchio sta giocando sull'esterno sinistro. Dovrebbe essere un 3-4-3 adesso, 3-4-3 per la Roma, con Mexes che va a fare il difensore centrale. Con Panucci e Ferrari. Donati. Sullo. Zampagna. Il triangolo con Donati non si chiude per l'intervento di Ferrari. 2-1 il punteggio a favore del Messina. Pronto Giampa con le mani all'indietro su Zorò, autore di un ottimo cross poc'anzi per Parisi. Non si tratta di fuorigioco, era scattato regolarmente Zampagna sul traversone del Livoriano. Adesso però il pallone sfila dalla parte opposta e Fusco tocca per Storari. Rezaei. Mancini cerca di servire un compagno, poi Donati si inserisce tra i due. Messina riparte con Giampà. Sullo va a raccogliere palla sulla destra. Si avvicina all'area di rigore. Poi Donati, il suo tiro di piatto debole accompagnato da Pellizzoli a fondo campo, poteva essere sfruttata meglio. Sicuramente potrebbe essere sfruttata meglio questa situazione offensiva. Mancini per Montella, limite dell'area, cerca di evitare, poi la palla in rete, è riuscita ad evitare Rezaei, ha realizzato un gran gol Vincenzo Montella, gli ha lasciato mezzo metro Rezaei e Montella lo ha punito. 2-2 il gol di Vincenzo Montella al 19° minuto. Doppietta di Montella, il terzo gol in due gare. Tutto da rifare ancora una volta. Questi sono attaccanti che non perdonano quando gli lasci mezzo metro. Dacur verticalizza per Mido, fermato da Fusco, commette fallo l'egiziano. Anche se lontanissimo dall'azione, Collina va ad ammonire Mido, rimane a terra dolorante Fusco. Sono problemi per il difensore centrale del Messina. Viene addirittura adagiato sulla barella l'ex della Salernitana che torna a giocare in Serie A dopo 6 stagioni. Messina momentaneamente in 10 uomini, mentre c'è Mancini che di tacco serve Dacur, sbaglia Dacur e allora Donati può far ripartire, ma molto lentamente la squadra di Mutti. Di testa Zampagna, Iliev poi evita Del Vecchio servendo
Giampà, ancora Iliev converge al centro, serve Coppola. Fusco si accinge a tornare in campo, intanto sbaglia Parisi, Montella fa partire Mido. Zorò si allunga troppo il pallone, lo perde e poi commette anche fallo su Panucci. Cartellino giallo anche per Livoriano. Ci sta. Situazione di 2-2 adesso al 23° minuto appena iniziato. Tutto il Messina ad eccezione di Zampagna a ridosso dell'area di rigore, parte lo spiovente di Panucci. La palla in rete ancora Montella e questa volta porta in vantaggio la Roma. Montella, Messina 2, Roma 3. Tripletta dell'aeroplanino, davvero un grande pomeriggio per lui. 23° minuto, Montella ancora una volta sugli sviluppi di un calcio di punizione. E questa volta il Messina deve rincorrere. Parisi in avanti per Zampagna che chiede il fallo, ma non è di questo avviso Collina. Certamente non sono mancate le emozioni soprattutto in questo secondo tempo. Fusco per Parisi, ma c'è ancora possibilità di recupero per il Messina, un Messina che non sta comunque dispiacendo. E adesso Iliev sulla sinistra prosegue, magari che ci sia Sullo a terra, poi guadagna un corner. Pronto Parisi dalla bandierina. Panucci di testa, Coppola colpisce malissimo il pallone, poi Mexes in qualche modo mette fuori. Attenzione al contropiede della Roma. Del Vecchio non fa filtrare il pallone Fusco, ma è ancora la Roma con Del Vecchio, arriva a fondo campo. Attenzione, c'è in qualche modo l'intervento del portiere Storari e Montella era ancora lì in agguato. Gioco fermo, a terra un giocatore del Messina. Situazione capovolta dunque nel secondo tempo, e dire che il Messina si era portato in vantaggio dopo una manciata di secondi. È stato Montella tra il 19° e il 23° minuto a pareggiare e poi portare in vantaggio la squadra di Föller. Fuori dal campo un giocatore del Messina. C'è pronto un cambio, entra Zanchi al posto di Fusco.
18 minuti ancora da giocare, situazione di 2-3 adesso. Mido, tocca all'indietro per Perrotta che rilancia male verso Montel, la palla recuperata direttamente da Storari, poi Zanchi tocca il suo primo pallone. Salta più alto Mexes, c'è calcio di punizione questa volta. Pronto un altro cambio nelle file della Roma, l'ultimo a disposizione di Föller, c'è Aquilani e sicuramente sarà richiamato uno dei tre attaccanti, Montella, quasi certamente uscirà Montella. Infatti, autore di una tripletta, Vincenzo Montella. Centrocampista per un attaccante, è probabile che Föller riporti tutto sullo schema di partenza, cioè il 4-4-2, intanto Parisi prende la mira da quella posizione, in passato la scorsa stagione ha colpito due volte a Cagliari e a Salerno. Si prepara anche Zampagna, la botta di Parisi, poi e a rete di Giampà. Mimmo Giampà raccoglie la respinta e va in gol, 3-3, 28esimo minuto, raccolta la respinta della barriera, Mimmo Giampà a fil di palo in sacca, dopo la punizione di Parisi, anche se non va in gol Parisi, comunque con quelle bordate semina lo scompiglio nell'area di rigore avversaria. Primo gol in Serie A anche per Mimmo Giampà. Ha calciato là dove Pellizzoli, pur distendendosi, non è riuscito ad arrivare. 3-3 il punteggio, è sicuramente una gran bella partita. Secondo tempo ricchissimo di emozioni. Bisogna portare fuori questo pallone, infatti è Sullo adesso che cerca di lanciare Zampagna sulla sinistra, il duello con Mexes, parte il cross, c'è Iliev sul pallone, in qualche modo riesce a controllarlo, effettua il cross ribattuto, ancora Iliev. All'indietro per Giampà. Mette fuori la Roma, ma ancora il Messina rimane a pressare. Parisi, la botta, Pellizzoli non trattiene, la Roma si salva in palo laterale. La botta di Parisi, un fulmine per Pellizzoli. Con le mani lo stesso Parisi, serve Iliev. Entra al limite dell'area di rigore, il tocco all'indietro, poi Zanchi dopo una certa difficoltà di Coppola ha messo in fallo laterale per evitare rischi. Pronta la rimessa in gioco di Panucci. Mexes. Palla recuperata dal Messina con Iliev che tocca per Sullo. Coppola. Zanchi, Giampà. Gran partita quella di Mimmo Giampà, coronata anche con il primo gol nella massima serie. Eccola ancora in possesso di palla sulla destra, guadagna una rimessa.
Zampagna, in mezzo a due avversari, termina a terra, Collina non concede la punizione. C'è il fallo speso bene da Carmine Coppola. Dacur in avanti, cerca Mido, palla che filtra, ma c'è Storari, prontissimo. Ben 5 gol nel secondo tempo, niente male, attenzione, c'è Zampagna in area di rigore, pallonetto, rete! Riccardo Zampagna ha fatto una gran cosa! Il cucchiaio, Riccardo Zampagna, porta in vantaggio il Messina 4-3. E così Riccardo Zampagna si è presentato nel campionato di Serie A, un gol da assoluto campione. Cosa ha fatto Riccardo Zampagna? Un gol così lo fanno i grandi campioni, e dire che questo ragazzo aveva dei dubbi a giocare nel massimo campionato, chissà se ce li ha ancora. Sicuramente non ce li ha Pellizzoli. 4-3 il punteggio con pallonetto di Zampagna, ha fatto secco Pellizzoli. Un grande Messina in questo secondo tempo. Cross di Panucci, mischia in area di rigore, fischia Collina. Punizione adesso per la formazione di Bortolomutti. Rinvio è terminato direttamente in fallo laterale. Il celeste, chiedo scusa, il San Filippo è una bolgia. Dopo il quarto gol del Messina, e forse l'ultimo tocco è stato del giocatore della Roma, ma l'arbitro concede la rimessa. Con le mani la Roma all'altezza dell'area di rigore del Messina, mentre c'è il cambio, esce Sullo, entrerà Conte. Tutti in piedi in tribuna per l'uscita di Sasà Sullo. Tutti in piedi per il capitano. Ha segnato il primo gol in Serie A Sullo. Pronta la rimessa in gioco. Siamo entrati già nel 36esimo minuto. Colpo di testa di Rezaei, fuori raccoglie Mexes. Chiaramente ancora al limite, Mido spazza via Conte, Dacur per Ferrari. Lascia stilare il pallone ai Parisi e quindi rimessa da fondo campo. Lentamente Marco Storari va a recuperare il pallone per la ripresa del gioco. Niente male dal punto di vista dello spettacolo questa prima di campionato al San Filippo. Conte di testa per Iliev, buono lo slalom del serbo, ancora lui cerca di far filtrare il pallone, non ci riesce, quindi Coppola verso Donati e adesso
Parisi di prima intenzione, un po' in controtempo colto Iliev, Perrotta, Perrotta avanza, inseguito da Rezaei, anzi da Donati, Rezaei ci mette una pezza e Coppola serve Giampà da circolare il pallone verso il Messina. Intervento di Ferrari su Zampagna. Dacour, troppo lungo il lancio. Palla che Storari ha accompagnato a fondo campo. C'è il rilancio di testa Perrotta, poi Midò, quindi Rezaei mette a terra Coppola, Giampà allontana, colpo di testa di Mexes. E poi c'è quello di Conte a pulire l'area di rigore, a terra Coppola, Zorò, di tacco Zampagna per Giampà, irresistibile però. Riesce a chiudere Ferrari. Corto il rinvio di Pellizzoli. Donati è al limite dell'area di rigore. Pasticcia, doveva dare la palla a Zampagna. Doveva dare la palla a Zampagna. Una grande occasione sciupata. Iliev sulla destra per Giampà. Iliev va a chiudere il triangolo, entra in area, poi c'è il cross troppo lungo per Zampagna e Parisi addirittura va a pressare su Aquilani e c'è rimessa da fondo campo per la Roma. Poco più di 6 minuti al termine. Da ricordare che sul risultato di 3-2 Föller ha tolto dal campo Montella, mandando in campo un centrocampista. Intanto c'è un fallo di Cufré. Fallo di Cufré. Riprenderà con un calcio di punizione a favore del Messina. Giampà, incontenibile da quella parte. Sicuramente uno dei migliori, se non il migliore, Mimmo Giampà. Perrotta, Dacour. Aveva in un primo momento intercettato il pallone Parisi, mentre la Roma ormai è in difficoltà. Mexes tocca per Ferrari. Perrotta. Ancora Parisi interrompe la trama, ma la Roma continua a conservare il possesso della sfera. Perrotta. Limite dell'area, poi sulla destra per Aquilani, il traversone, poi Zanchi di testa mette fuori. C'è Cufré ad alimentare l'azione. All'indietro per Ferrari, Mexes. Dacour prende la mira dalla lunga distanza, c'è il colpo di testa di Rezaei, si ricomincia nuovamente. Dacour per Perrotta, Aquilani. Poi l'arbitro vede un fallo all'interno dell'area di rigore del Messina. Punizione a favore dei giallorossi.
punizione che batterà Marco Storari. Rezzei svetta, ma la palla termina ancora dalle parti di Dacur. Corridoio in aria per Mancini, mette fuori, attenzione, bisogna mandar fuori questi palloni, mentre la conclusione dal limite viene parata agevolmente da Storari. Nel momento in cui ha lasciato la tribuna Francesco Totti, infortunato, non ha preso parte a questa gara, ma ha comunque voluto seguire la trasferta con i suoi compagni proprio per star vicino in un momento delicato per la Roma. Due minuti e mezzo al termine più recupero. Piovente di Cufré, colpo di testa di Zanchi, poi arriva anche Coppola mentre spazza via Rezzei. Messina ha consegnato praticamente l'iniziativa alla Roma, 4-3 il punteggio. Perrotta per Dacur, non filtra il pallone, c'è Donati, poi Iliev all'indietro per Parisi, lancio direttamente in fallo laterale. Con le mani è pronto Panucci. Mancini giunge a fondo campo, effettua il traversone, Rezzei lo ferma in calcio d'angolo. Stesso Mancini va a battere dalla bandierina. C'è la palla che attraversa tutta l'area di rigore, di ritorno ancora su Mancini e poi il colpo di testa alto di Del Vecchio, anzi no, di Aquilani, è stato Aquilani a mandare alto sulla traversa. Nessuna fretta ovviamente per Marco Storari, già iniziato l'ultimo minuto. Pallone che oltrepassa di poco la metà campo. Perrotta rovescia verso Mido. Poi Parisi di testa. Ancora a centrocampo la Roma alla meglio, ma c'è il recupero di Zampagna. Si invola Iliev sulla sinistra. Ha davanti a sé Mexes, un rimpallo sfavorisce il serbo montenegrino. Sta per scadere il tempo regolamentare, il quarto uomo ha già la lavagnetta in mano, 4 minuti da recuperare. Dacur, colpo di testa sfiorato soltanto da Zanchi, nessun problema per Storari. Ferrari per Dacur, poi Mexes. Di testa Zanchi, per l'arbitro si tratta di fallo. Andata a saltare insieme con Panucci. E quindi c'è un calcio di punizione a favore della Roma, posizione centrale. Mentre sta per concludersi il primo dei 4 minuti di recupero. Scorrono via i secondi, la Roma prepara con molta cura questo calcio di punizione a circa 28 metri dalla porta di Storari.
Mancini sul pallone, nei pressi c'è anche Dacur. Nutrita la barriera del Messina, parte Mido, attenzione, la botta sulla barriera, poi ancora l'egiziano, ma la palla non filtra, c'è Iliev che può far partire il contropiede con Giampà, si distende il Messina, 4 contro 3 in attacco, galoppa ancora Giampà, attende l'arrivo di Coppola, Iliev, sfumata la possibilità del contropiede, Iliev si accontenta di un calcio d'angolo, non è di questo avviso l'assistente, che il pallone è carambolato proprio sul montenegrino. L'arbitro adesso ferma il gioco perché c'è un cartellino giallo per Zampagna, ci sta un'entrata piuttosto decisa di Riccardo Zampagna. Sta per finire il terzo minuto di recupero. Cross di Dacur, attenzione, con molto mestiere Conte ha trasportato con il corpo l'attaccante della Roma sull'esterno. Ha preso ottimamente posizione Conte all'interno dell'area piccola rispetto all'avversario. Secondi al termine, Messina può centrare dunque la prima impresa di questa stagione, 4-3 sulla Roma. Cross al limite dell'area di rigore, attenzione, Storari evita anche il calcio d'angolo, poi Parisi allontana per Iliev, il duello con Ferrari, perde il tempo Ferrari, Iliev entra in area di rigore, Iliev può andare al tiro e Pellizzoli salva, incredibile errore di Iliev. Mentre l'arbitro fischia, il Messina vince. Forse sarebbe anche stato troppo per la Roma il passivo di 5-3, ma con un 4-3 incredibile il Messina c'entra il primo grande risultato della stagione. La successione delle reti, in vantaggio il Messina nel primo tempo su calcio di rigore, poi il pareggio di Montella al 36esimo, le emozioni maggiori nella ripresa, 2-1 del Messina con Sullo al primo minuto, poi doppio Montella 19-23esimo minuto, sul 2-3 il Messina ha avuto il merito di non disunirsi, poi al 28esimo il 3-3 con Giampà e quindi il 4-3 definitivo con Zampagna al 32esimo.